noi abbiamo cercato di creare un prodotto che fosse essenzialmente naturale e potesse essere comunque, io l'ho chiamato caldo minimalismo contemporaneo. Abbiamo preso una quercia, abbiamo selezionato le assi, che sono quelle che vedete sotto, senza nodi, le abbiamo realizzate nei tre colori base, beige chiaro, beige medio o beige medio scuro, perché la gente vuole delle cose che dopo un po' che ci cammina sopra non si stanchi, delle cose facili, delle cose che sono nel nostro immaginario collettivo. Dopodiché abbiamo fatto una licenza, abbiamo fatto anche la versione bianca, come se fosse un legno decapato, e l'abbiamo proposto al di là del 20-120, l'abbiamo proposto nella doppia larghezza 20 e 30. Voi mi domanderete perché? Perché capita sempre di più che ci sono dei mercati in cui il livello di stronizzazione potrebbe diventare un problema. Allora, se io taglio un pezzo a 20 ho un livello di stronizzazione, se taglio il pezzo a 30 la stronizzazione è molto minore. Quindi anche in questo caso qua abbiamo una doppia valenza estetica commerciale. La selling proposition è facilissima, questo è un legno naturale, naturale vuol dire quello che uno si aspetta di vedere. Soprattutto utilizzabile in abbinamento al resto, quindi se uno sposa il progetto, io su quel lavoro qua ci posso costruire veramente una storia importantissima.